Oggi vi mostrerò mille modi diversi per distruggere Fortnite, da glitch assurdi a tecniche pazze. Guarda il video fino alla fine perché ti assicuro che ciò che vedrai qui sarà veramente incredibile. Oggi insegneremo al nostro pesce secco a volare, ragazzi. Ci basteranno queste due taniche di benzina, metterle qua sopra la nostra Lamborghini e adesso molto attentamente iniziare a viaggiare nella nostra supercar. Viaggiare lontano fino a quando queste taniche non scompariranno. Ecco qua, sono sparite nel stesso momento in cui abbiamo preso il punti esperienza, fighissimo. Adesso se torniamo dal nostro benzinaio dovremmo, attenzione, partire. Vai. Wow! Oddio! Ok, no, devo mettere il ping. Quanti metri? No! Eccoci qua, ragazzi, perché a quanto pare con una motocicletta dovremmo evitare di creparci come abbiamo fatto prima. Prima di tutto dobbiamo eliminare le persone qua. Mamma mia, sfondato! Col cecchino, lo so che lo odio, però questa volta mi ha fatto fare veramente una ficata, ragazzi. Ok, buttiamo sto schifo. Prendiamo le taniche di benzina. Beviamoci lo shieldone, perché ragazzi la protezione è sempre la prima cosa. E adesso, se riusciamo... No, no, oddio mio. Perfetto. No, dai, cavolo. Ce l'ho fatta? Sì, ce l'ho fatta, ragazzi. Ok, riprendiamo la corsa. E quando scomparirà sapete già cosa dovremo fare. Ecco qua, scomparsa più o meno. Oh mio Dio, un lama! Un lama! Non andremo a prenderlo, ragazzi, mi dispiace, perché abbiamo della scienza da fare, ragazzi. Ok, ho messo il puntatore questa volta, quindi siamo pronti a partire. Bruh. What? Si vola! Ci riproviamo, ovviamente, anche perché ho trovato le bacche qua, ma non c'è la moto, porco due. Dicevo, con queste bacche possiamo volare ancora più lontano, forse, credo, non c'è né una macchina né una moto. Andiamo a cercare un mezzo di locomozione. C'è un altro lama, what the fuck, un altro lama. Quali sono le probabilità che troviamo uno stesso lama in due parti diverse? Bellissimo. Bellissimo! No, non sono una moto, quindi non potremo usare le nostre bacche, ma siamo di nuovo pronti al decco. No! Oddio! Metti il ping, quanto facciamo? 340! No! E dai, mi aspettavo di più! Però, what the fuck? Ok, ho lasciato una scia di fuoco. E ricordatevi questa cosa perché ci servirà in un prossimo glitch. Ok, inizializzazione, volo. Ed eccolo. Oh, ragazzi, a quanto pare sono io quello che ha problemi. Vabbè, si rischia, siamo dei piloti falliti. Riproviamoci un'ultima volta. Wow, che volo che ha fatto. Almeno ci siamo passati la vittoria reale a casa. Per questo glitch servivano le armi delle tartarughe ninja, che ovviamente sono state rimosse, ragazzi. Non ho fatto in tempo, ma guardate qua che figata che succederà se usavamo le armi mitiche delle tartarughe ninja mentre entravamo in una funivia. Guardate qua. Si partiva, ragazzi, si partiva. E il prossimo video che guarderemo parte ancora più in alto. Guardate qua quanto sta, almeno 2000-3000 metri, ragazzi. Guardate qua che figata. Mamma mia. Come detto, il prossimo che guarderemo sarà ancora meglio. Infatti guardate qua, ragazzi, sempre katane. Entra dentro la funivia e parte, ragazzi, parte. Parte, guardate qua, si asciuga l'acqua per quanto in alto va. Saranno almeno 10.000-50.000 metri di distanza, ragazzi. Mamma mia, assurdo. Vedi le isole del capitolo 20, 30, 40. Cos'è la sapo? Quello è il Lego Fortnite. È possibile creare un lanciafiamme su Fortnite. E fino a qualche giorno fa era possibile farlo anche in Battle Royale con l'overboard delle tartarughe ninja, che come detto è stato rimosso. Sono deficiente, non riesco a fare mai le cose in tempo. Ma ragazzi, se noi ci mettiamo sopra una tanica con un overboard, la facciamo esplodere e aspettiamo che l'overboard prenda fuoco, possiamo letteralmente diventare la torcia umana. Guardate qua, ragazzi, che figata. Sto lasciando una scia di fuoco incredibile. Vedete sulla scala. Oh, wow. Non ha preso, ah sì, ha preso fuoco. Ecco come diventa sempre più scura. Non mi far cadere. No. E rieccoci qua, la torcia umana sta per arrivare in città. Bruciate.
Oddio, che figo, ragazzi. Guardate, guardate la scia che lascio. Stiamo cercando di non cadere, perché sennò ci muoio pure io. Sono una torcia umana, ma se brucio, brucio di nuovo. Ok, questa volta sono di nuovo super fiammeggiante. Guardate qua cosa posso fare, ragazzi. Sì, muori. Muori. Oddio. Vieni qua, muori. Sì, chiuditi. Hai fatto un grosso errore. Forse no, muori. Muori. Ho detto muori. Ah, oh, morto. Torchaman ti ha punito lasciando una striscia di erba bruciata. Ho appena provato a scrivere con il fuoco callare, ragazzi. Questo è quello che è uscito. Porco due, che schifo. Forse la L è uscita bene, nemmeno. Che ho proprio. Nel dubbio ho codice callare sempre. Ci sono due modi per entrare nel vault senza medaglione, ragazzi. Questo è il primo ed è anche il più segreto. Non in molti lo sanno, in molti conoscono quello della macchina. Qui servirà sempre un'auto, ma lo si potrà fare da soli grazie all'aiuto delle scatole, ragazzi. La scatola mitica, che è rarissima, quindi dobbiamo farci una bella ricerca. E soprattutto dobbiamo cercare di non morire e di evitare che qualcuno apra il vault prima che facciamo il glitch. Ha, godo. Ci serve solo la scatola adesso. Abbiamo evitato che qualcuno apra il vault. Ci serve solo la scatola. No, qualcuno si è fregato il medaglione, ma davvero? Assurdo, è arrivata la tempesta e io non ho, e dico non ho trovato una scatola. Quindi andiamo a vincere questa partita e ve la mostro in creativa come si entra, che sono scocciato. Ok, eccoci qua, una volta portata la macchina qua, ragazzi, vediamo prima di curarci, perché se no ci crepiamo. Poi costruiamo un muro precisamente qua. Mettiamoci con la macchina al contrario. Ok, ok, ci sono, ci sono. Perfetto. Spacchiamo qua, buttiamo la scatola di cartone, ci nascondiamo ed eccoci qua dentro il vault, ragazzi. Che ficata. Eccoci qua. Adesso dobbiamo semplicemente sperare che qualcuno entri ad aprirci e possiamo trollarlo. A quanto pare entrare nel tornado di fuoco in zero build attiverà le costruzioni, ragazzi. Ok, ok, vediamo, ragazzi, si sono attivate le costruzioni. Ok, è vero. Oddio mio, posso costruire, però non ho i materiali. Come faccio adesso? Comunque, ho scoperto questo glitch grazie al canale Telegram Fortetita News and Leaks, col quale ufficialmente collaboro. Dunque, se volete rimanere aggiornati su notizie, leaks e comunque tutto il mondo di Fortet, potete unirvi al gruppo Telegram tramite il link in descrizione. E a quanto pare, ragazzi, si possono ottenere i mats uccidendo i bot, perché adesso posso buildare, ma non c'ho una mazza di mazzo, quindi devo provare ad ammazzare qualcuno. Vediamo. Fuori! Non mi ha dato un mazzo. Forse i bot normali daranno qualche cosa? Ma che? Vieni qua. Boom, morto. Dai, è impossibile che non sia un bot questo qua. Non era un bot, perché altrimenti avrebbe droppato i mazzi, ragazzi. O l'Epic ha già facciato il fatto che droppa qualcuno i mazzi. Vabbè, secondo lama trovato, assurdo. Che cacchio è sta roba? Un piede. What the fuck? Pensavo fosse il mazzo, quello che ha droppato. Meno male che era un bot, ma non era il bot che cerco io per farmi droppare i mazzi. Mi serve un bot che è veramente un bot. Non aveva il fucile di kit. Cioè, di come si chiama? Di miascolo, come si chiama il gatto? Perché ha preso il medaglione e non il pompa? Cioè, teneva il pompa leggendario, ha dovuto prendere il mitico. Quello è un bot per forza. Resiste che non è un bot. Eppure quell'altro non ha manco lootato, dai. Signori, siate dei bot e droppatemi sti mazzi. Non ci credo che l'Epic ha fixato un bug in 2 minuti. Il post che ho letto è di 2 minuti fa. Nessuno troppo mazzo. Il materiale è introvabile. Niente, Lucky Ladybug, dai. Sei un bot. Sei un bot, ma non droppi i mazzi. Insano. Mamma mia, questo qua proprio trapanato. Sono in 2. Tra l'altro timmando. Stavano palesemente timmando. Ok, è un bot. Pacco bomba! Ok. Non è servito a niente. Peccato, ragazzi, 1-1 finale e non sono riuscito a trovare un mazzo. Se l'Epic ha fissato un glitch in 2 minuti, cioè perché riesco a buildare ma non riesco a trovare mazze. Perché se ci riuscite in 2 minuti, complimenti. Complimentarsi.
Build. Ehi, posso buildare. Let's go. Siamo qui al residenza del ribelle, ragazzi, perché questa volta dobbiamo fare qualcosa che ci fa bannare di sicuro. Tipo questo qua che stava piccolando il vuoto. Ci servirà un rampino e uno scudo. Il rampino lo abbiamo già qua, ragazzi. Che fortuna. Ci manca solamente lo scudo. Ce l'ho. Ok, adesso dovremo utilizzare il rampino sullo scudo e dovremo volare via. No, lascia. Mi sto iniziando ad arrabbiare. Lascia. Si è fatta notte veramente, ragazzi. Questo glitch è impossibile. Cambia. Oddio! Oh mio Dio! Ovviamente che il video di glitch è senza entrare nel vault, senza medaglione. Vai, yeah. Gino, spingimi dentro. Oddio. Oddio, sei godo! Ragazzi, c'è gente vicino, tana tracotante. Se i nostri alleati riescono ad attirarli verso il medaglione e poi loro usano il medaglione per aprire il vault, sarebbe veramente il troll perfetto. Ok, sono qua davanti, hanno preso il medaglione. Ok, sto la prendo. Let's go, fuck him up! Oddio, non ho ammazzato nessuno. Però abbiamo scoperto, ragazzi, che il boss di Tana Tracotante droppa ancora 2 miliardi e 147 milioni di colpi pompa. Se riusciamo ad arrivare a questo numero di like sotto questo video, vedete le leggende. Se useremo la lama rampino su di una cascata, spaccheremo il nuoto e la gravità. Inizieremo a nuotare verso l'alto. Cioè, che figo. Perché adesso, ragazzi, possiamo nasconderci qua e fare tact, spaventare i nostri avversari. Facciamo finta adesso che ci hanno ammazzati. Quindi mettiamo il medaglione qua. Perfetto. E adesso non ci basta che camperare qua sotto. Ok, abbiamo giunto qua vicino. 3, 2, 1, vai. What the fuck, dove stanno? Addio, no, abbiamo fatto troppo. Ok, abbiamo fatto troppo tardi. Ma let's go! Ok, rimettiamoci nella nostra zona e riaspettiamo altre persone. Vai. Pokémon! Let's go! Muori! Morto! Mamma mia, ragazzi, che assalto che gli ho menato. Ok, ragazzi. Devo dire, ha funzionato benissimo. Tu sei il guanto rampino, mentre si ha un cespuglio si va all'indietro, ragazzi. Oddio, è vero! Oh mio Dio, quanto è buggata sta cosa! What? E adesso non mi ha fatto nemmeno menare il No. Sto impazzendo. A quanto pare è possibile diventare immortali usando i palloncini e la granata impulse, ragazzi. Semplicemente usando 3 palloncini, volando. Poi usando la granata impulse, ragazzi, si volerà. Adesso se togliamo i palloncini avremo ancora l'effetto della granata a impulse, ragazzi. E quando cadiamo non dovremo prendere tanta caduta, giusto? Giusto! Glitch funzionante, let's go. Usando un rift sopra un carrello si ci glitcha a passamento. Ok, vediamo, ragazzi, tiriamo. Usciamo. Ok. E adesso se ci cade in testa il carrello. Ok, lo vedo. Dovrebbe accadere qualcosa di pazzo. Oh mio Dio! Aiuto! Oh, non sono morto però. Non ci danno la caduta. Che figata, ragazzi. A quanto pare è possibile killare un alleato con una flint knock. Glitch vero o glitch falso? Ok, vediamo. Glitch verissimo. Crepa. C'è un glitch pazzo che consiste nel tenere in mano un cannone. Adesso un nostro alleato dovrà riempirci di cling. Vediamo cosa succede, ragazzi. Vediamo cosa succede. Oddio! Oh mio Dio! Vieni qua. Stupido cannone. Aia! Il cannone fa male, ragazzi. Questo è un altro glitch. È possibile noccarsi da soli con un cannone? Vediamo. E lo lasciamo cadere. Oh mio Dio! Ok, è possibile ammazzarsi con un cannone. A quanto pare c'è un glitch con la quale è possibile viaggiare su un elicottero senza entrarci. È possibile? E poi aiuto! No! A quanto pare c'è un glitch con l'overboard che ti permetterà di andare sull'oceano, ragazzi. Dobbiamo semplicemente cercare di andare molto lentamente verso il bordo dell'oceano. Aiuto, non mi fido per niente, però vediamo. È vero! Cammino sulle acque, ragazzi! Questa cosa è assurda! Ma si può fare una rotation pazza! Se siete in competitiva, prendete l'overboard, ragazzi, e ve ne andate al bordo dell'app e sono posizioni easy. Se si guida un ATK verso quel cespuglio maledetto qua, ragazzi, si andrà sotto la mappa. Dobbiamo spaccarlo. È vero!
Wow, che figata! Ok! Per questo glitch, ragazzi, ci basterà un quad e l'isola volante. E se funzionerà, sarà veramente, veramente devastante. Facciamo così, andiamo prima a prendere un'arma che magari, ragazzi, ci potrebbe aiutare. Adesso ci basterà iniziare a fluttuare con il quad, ragazzi, e velocemente staccare la connessione. Ok, abbiamo staccato la connessione, ragazzi. Stiamo salendo, ragazzi, adesso. E stiamo salendo veramente assai, però dobbiamo essere veloci a rimettere la connessione al punto giusto, altrimenti poi... Ok, ragazzi, stiamo andando velocissimi. Oddio, direi che è buona, direi che è buona, direi che è buona. Veloce, veloce, veloce. Ancora poi crescia. Attiva la connessa, attiva la connessa. Non mi dire che prendiamo la barriera. Ma c'ho ancora la connessione spenta, no. Sono online, non ci credo. Oddio, ragazzi, vediamo dove riesco a arrivare. Vediamo dove riesco a arrivare. Sto andando a 560 all'ora. What the fuck. Oddio mio. Ho fatto tutta la... Sono morto! No! Avevo superato la barriera! Ecco perché! Oddio, che figata! Ho anche scoperto, ragazzi, che la scheda poi cade a terra e quindi è possibile riprendere, ragazzi. È possibile fare questo glitch e ritornare in game. Eccoci in questa mappa, ragazzi, dove a quanto pare dovrebbe esserci lo Zapadron, il blaster, le armi mitiche, armi a sorpresa e il nuovo DMR tattico. Vediamo prima se c'è il DMR tattico nuovo. Ci sta, lo abbiamo, ok, ragazzi. Ecco qua, questo in game non l'ho trovato, ma eccolo qua! Lo Zapadron insano, ragazzi! Insano, Trapassaler. Ok, ha un nome diverso, ma è effettivamente lo Zapadron. Non sappiamo questo ragazzo come ha fatto a portare in gioco queste armi, ma andiamo subitissimo a provarle. Dobbiamo scoprire durante tutto il video tutte le armi mitiche che ci stanno. Se adesso questo lama si leva davanti, possiamo prendere anche... Facciamo tre armi alla volta, ragazzi. Tre armi alla volta, andiamo a provarle. No, non voglio abbracciare te, mi dispiace, ma voglio prendere il fucile blaster. Ok, tre armi alla volta, abbiamo detto. Andiamo a provare tre armi alla volta, ragazzi. Ci bustiamo in questo pit, fra l'altro, che è bellissimo. È Matrix, siamo nel Matrix, ragazzi. Di sfondo, dove siete? Di sfondo. Bellissimo, pure lo sfondo, ragazzi. L'altro uomo più bello delle armi. Ecco qua, perfetto. Ale pazzo, preparati a crepare. Fatto schifo. Perché non hitta? Ok, vediamo. Lo Zapadron non fa danno. Come? Mi ha sparato! Perché a lui sì, a me no? Ragazzi, sto impazzendo. Cioè, gli faccio danno? Sì, ok. Con questo coso? No. E vedete, ragazzi, ci deve essere un problema. Dobbiamo prendere un altro tipo. Dobbiamo prendere il blaster qua. Dobbiamo prendere un altro tipo di trapassa laser. Che cos'è sta roba? No way! No way! Il pompa del nonno oggi, ragazzi. È lui, è proprio lui. È proprio lui, ok. Congelato, ci riprendiamo un altro blaster, ragazzi, perché evidentemente il mio era tarocco. Accendiamo lo Scar. Questo qua è lo Scar normale, ragazzi, ok, non ci interessa. E poi avevo visto, eccola qua, la spada de fuego. Madò, che cos'è sta roba, ragazzi? Chi ha fatto questa mappa verrà o bannato o verrà, non lo so, ragazzi, cos'è. 150 di danno, cos'è sta roba? Pesce mitica, avevo detto tre armi alla volta, però chi se ne frega. One shot! Un colpo, un morto con il nuovo pesce mitico, ragazzi. Il pompa del nonno fa un po'... What? Il pompa del nonno, ragazzi, continua con la doppietta, non so perché. Sì, 104! Ah! Come più bello del mondo, ragazzi. Proviamo lo Zapadron. Perché a me non fa danno? Ah, ecco qua, ragazzi, non devo caricare. Dicevo io, 380! 380 devastante, bellissimo, ok. Cosa abbiamo, ragazzi, poi? Cosa abbiamo? Ok, lo Zapadron non l'abbiamo provato, fantastico. Abbiamo ancora un sacco di armi da provare. La falce. Ok, questo qua lo conosciamo, ragazzi. L'assetto di fondazione, sta in game. C'è lo smash di Deku. Il nido. Temporaneamente... No, come temporaneamente rimosso, ragazzi? Cosa sto buttando? Sto buttando un PNG. Gli alieni. Attacco del P90 agghiacciato. Bellissimo. Che si ricarica come, ragazzi? Ok, c'ho l'alieno in testa. Aiuto! Che si ricarica così, guardate, ragazzi. Guardate come si ricarica il P90. Come un orologio, ragazzi, si ricarica. Prendi il nido delle vespe. Il pompa di cromo. Ok, il pompa di cromo spara totalmente diverso dal pompa di cromo originale, ragazzi. Ok, cambiamo arma, ragazzi. Cambiamo arma un'altra volta. Ah, mitraglietta, la Uzi. Ok, questa dovrebbe stare in game, ragazzi. Quindi nulla di esotico. Eccola qua, ragazzi. Lo smash di Diego. Il pompa del nonno del capitolo 2 viola, ragazzi. Cosa farà? Cosa farà, ragazzi? Proviamo prima di tutto questo. Ok, assurdo. Assurdo, ragazzi. Ok, oh no, gli stavo dando l'edge, giusto. Ok, questo è il pompa del nonno, ragazzi, effettivamente. E questo è il jetpack del Mandaloriano. Funzionano tutti e due come nel capitolo 2. Bellissime, sono le doppie pistole normali, ragazzi. Non sono silenziate, c'è un sacco di armi qua che sono, hanno la skin di una, funzionano come altre. È una roba assurda sta mappa. È esotica in una maniera spaziale. La riciclatrice, proviamo. Fa 86, ok, ragazzi. Colpi infiniti.
Bellissima. Il dub invece è il dub. Ok ragazzi, il dub è il dub. Cos'è sta roba? Bellissima. Non fa danno? Non mi dire tipo lo Zapadron. Ok, non fa danno, no ragazzi, seriamente non fa danno. Madonna che botta ragazzi, quando mi mancava il cecco del mandaloriano. C'è anche l'assalto impronunciabile. Quante bestie mi ha fatto mandare nel capitolo della season 1. E quanto è bello il cecco del mandaloriano. 110 così. Muori. E se ti dicessi che è possibile vincere ogni singola partita in maniera super easy? Lo so, non ci crederesti. Peccato che io non sto scherzando. È davvero possibile. Guarda il video fino alla fine senza saltare nessuna parte. Mi raccomando, molto importante. E scoprirai anche tu come vincere sempre. Hashtag codice Callari. Ci serve l'oro, perché nella tua questa strategia abbiamo bisogno di un perk, ragazzi. Che è... Non è questo. Eccolo qua, scatti stellari, ragazzi. Ne abbiamo un bisogno estremo. Senza di questo non si può fare la tecnica. Per questo ho preso tanto oro e grazie a Dio siamo rimasti con 600. Perché abbiamo bisogno adesso di altri 600 di oro per attuare il prossimo punto della strategia. Possiamo vedere, ragazzi, qua che hanno preso il punto di laboratori. Quindi adesso noi ce ne scappiamo, circunnavighiamo la safe e andiamo dritti dritti a Piazza Incudine, ragazzi. Ok, adesso attenzione al massimo, ragazzi, perché siamo in una zona molto pericolosa. Ecco qua. Dobbiamo assolutamente correre qua, entrare qua dentro, comprare il dub e andarsene il più lontano possibile. Ok, usciamo anche un pochino fuori safe, però vi dico, stai attenti alla tempesta, perché un'altra cosa che non vogliamo è lo Storm Sickness. Lo Storm Sickness comunque si attiva dopo un bel po' di danno, quindi se pur di scappare abbiamo bisogno di entrare in tempesta per un po' di tempo, possiamo farlo. Adesso comunque continua la mia ricerca della Mad Mist. Abbiamo anche le castle olografiche, ragazzi, qua, dalle quali potrebbe uscire un dub, quindi se non volete sprecare 600 di euro per acquistarlo lì alle casse, ragazzi, con le chiavi, il che sarebbe ottimale, perché 600 di euro sono veramente importanti. Noi adesso ci concentriamo sui mats qua, ragazzi. Rimaniamo belli tranquilli. Siamo stati fortunati con la tempesta, ragazzi, che non si è chiusa qui nella zona innevata. Perché se vi ricordate il video della Skybase, bellissimo fra l'altro, nella zona innevata la tempesta non si vede bene, quindi si rischia di entrare in tempesta quando si è molto in alto. E noi questa cosa non la vogliamo. Come detto, abbiamo bisogno di prendere il minor danno possibile e avere la maggior numero di metrist. E comunque non ci escono, ragazzi. Però comunque possiamo sempre contare sui colpi bomba, che nemmeno ne abbiamo tantissimi. Dovremmo cercare un altro pochino in più. 40 sono buoni, però si può fare di meglio. Lama, devo rischiare. Vieni qua, lama. Mi prendo un po' di danno dalla tempesta, ragazzi. No, ma vedi quel ritardo. Però non mi segue adesso in tempesta, ragazzi. Stavo un ritardo nel cespuglio, davvero. Aveva la medmista, perfetto. Quanti ne aveva? Buono. Ok, usciamo il più possibile dalla tempesta, ragazzi. Ci prendiamo questo cannone, così ci curiamo senza sprecare la Mad Mist, ragazzi. Porca miseria, se ce l'ho andata bene questa volta. Abbiamo tutto il necessario, ragazzi. Adesso non ci resta che arrivare alla fine della sì. Non ci resta che effettivamente sopravvivere. Non dobbiamo fare nient'altro. Potremmo trovare un'altra Mad Mist, ragazzi, e arrivare a 4. Però diciamo che stiamo messi bene così. 92 colpi pompa, un martello, 3 Mad Mist. Forse anche meglio di 4 Mad Mist, ragazzi, perché il martello ci aiuta a scappare. Ma non bisogna mai cantare vittoria prima di aver vinto effettivamente. Oh cacchio, vedo uno che vola, non venire qua. Grazie, colpi pompa, grazie anche per questi. 100! 100 colpi pompa, ragazzi. Direi che adesso stiamo messi sicuramente bene con colpi pompa. Anche i 90 che avevamo prima andavano bene, però. Sono una persona molto vicina, ragazzi. Fin troppo vicina. Quindi scappiamo così. Vedete perché ho portato il martello invece della quarta Mad Mist, ragazzi? Perché ci può essere molto utile in queste safe quasi finali, dove lo spazio per usare i mazzi è troppo poco, ma è abbastanza per volare con il nostro martellone. Non so come non ho preso il danno dalla tempesta, ragazzi, che mi aveva dato fastidio non tanto per la tempesta, ma perché avevo dovuto avere una Mad Mist con 148 di vita. Diciamo che mi aveva fatto sclerare un pochino vedere quel 148 lì. Ci possiamo boxare adesso, ragazzi. Non è mai bello boxarsi, perché fai capire che c'è qualcuno qua, ragazzi. Ok, iniziamo a salire. Oddio, sono io che sono crashato e lui che è crashato. Madonna, una persona è crashata. O sono io che sono crashato. No, ragazzi, non mi piace. Vedo persone ferme. Ah no, ok, era lui crashato, perfetto. Grazie a Dio è crashato. E questa cosa ci è servita anche abbastanza, ragazzi, perché ci ha permesso, come potete vedere, di scappare facilmente in aria. Adesso noi saliamo, ragazzi. Possiamo salire. Oltre circa i 1000 metri. Però non lo consiglio, perché anche se non siamo nella zona innevata, che come avete visto
Sarebbe stato un problema perché non ci avrei fatto vedere bene la safe. Ecco, ecco che ho fatto una cagata. Ho già perso vita. Come possiamo vedere, se ci alziamo troppo, ragazzi, rischiamo di non leggere bene la tempesta e di prendere danno, come è già successo. Abbiamo già preso 10 di danno, non va bene. Però abbiamo 450 di Mad Mist, quindi stiamo messi bene, ragazzi. Non c'è il panico ancora. Il panico arriverà nell'1v1 finale, perché adesso dobbiamo muoverci per bene, ragazzi. Dobbiamo continuare a rimanere qui circa su 400 metri. Se ci iniziano a sparare, partiamo in alto, non è un problema. Continuiamo a oscillare qua, ragazzi, nei 400 metri. Abbiamo ancora 60 colpi pompa, quindi possiamo rimanere per un bel po' di tempo qui a volare, ragazzi. Se ne stanno andando abbastanza velocemente, quindi... Porca miseria, no. Ho preso altro danno, non va bene. Sono un pippone. Sono veramente una tippa, ragazzi. E adesso parte la parte ancora più difficile. Ovvero... No, basta! Basta prendere danno da tempesta. Dobbiamo abbassarci. Dobbiamo abbassarci, ragazzi. Non c'è nulla da fare, sui 400 già iniziava a diventare troppo difficile. Ullala! Che ansietta! Guardate, forse la Skybest era meno ansiosa, ragazzi. La Skybest forse mi ha messo meno panico. No, non prendere danno. Ok, siamo nell'1v1 finale, ragazzi. Ok, l'avrei sperato che durasse un altro pochino in più questo 1v1 tra loro due. Però siamo già all'ultima safe e lui sta sprecando prima di tutto un sacco di mazze. Sta sprecando qua, sai. Probabilmente sta panicando perché non sa dove siamo. E spero su ogni cosa che esiste che non abbia le cure, perché noi ne abbiamo belle 300 450, anziché ottimo. Possiamo rimanere un sacco di tempo vivi. Però rimane sempre il fatto che se lui ha le stesse nostre cure, inizia a diventare preoccupante, perché solamente il dub in 1v1 con una safe così piccola non è proprio ottimo, perché ci inizieremo a sparare lontano e a panicare. Iniziamo a scendere un pochino, non troppo, perché se no inizia a spararci. A quanto siamo? 300 metri, perfetto. Ok, continuiamo qua. Ok, no, ci ha visto, ha capito che siamo qua, quindi saliamo un altro pochino. Ok, dai. Vorrei provare a mettermi su quella grande là. Che dite, ragazzi? Ok, appena siamo 40, direi che possiamo buttarci la mettista. Veloce. Per diventare dei maiali, ragazzi, abbiamo bisogno di, come prima cosa, il porco. E lo abbiamo preso. Ragazzi, ricordate, se state in un bosco e siete persi e vi attacca un cinghiale, basta saltargli addosso vostro amico. Non fatelo, per favore. Ok, adesso bisogna portare il cinghiale. No, il cinghiale, non il lupo. Il cinghiale vicino al camion. Entrare nel camion. Ed eccoci qua, alla prima botta. Siamo diventati un cinghiale. Voi mi vedete? Sì. No. Abbiamo confermato che anche per gli altri siamo delle bestie, ragazzi. Sì, vabbè, comunque se miro mi trovo al centro della mappa sopra una tanica di benzina. Sono trovato esplodendo, il mio gioco si sta glitchando. Hanno sbagliato la sua macchinetta. Sì. Ma che cazzo? Posso restarti? No. E tu fai guarda, madonna. C'è un lupo, aiuto. Ragazzi, aiuto, c'era un lupo, mi stai incorrendo. Porca puttana, ho preso una botta assurda. No, sto per morire. Madonna di Dio. Perché sto fuori safe a cinghialare? Uno qua davanti alla birra. E uno di là. 27. Ma gli altri mi... È lenzivoso. Quello dei bini sporchi. Ammazzala. Quello dei bini sporchi. No, non è quello dei bini sporchi. Siamo quello dei bini sporchi. Vorrei farlo. Provo a prendere la giacca con il cinghiale. Ho presa. Wow. I cinghiali possono volare. Posso accendere un falo con un cinghiale? No. Che palle. Che, ragazzi, manca l'ultimo. Boxing lo sta tirando verso il limite di altezza, così posso spingerlo da sotto e farlo cadere giù. Ok, lo vedo. Doom. Ho trecciato cinghiale royale. A morte i cinghiali. Per questo glitch, ragazzi, avremo bisogno solo di una tenda e un bel po' di mazzi. Che poi in realtà i mazzi non sono un bel po', ma comunque serviranno per farvi capire il concetto prima di andarlo a provare in partita, dove effettivamente ci serviranno, non dico full di mazzi, ma quasi. Ok, arriviamo a un'altezza considerevole, ragazzi, e buttiamo la nostra tenda.
Adesso ci mettiamo sopra la tenda, ragazzi, ed evitiamo il pavimento. E come potete vedere, non cadiamo. Inoltre possiamo anche dormire nella tenda, ragazzi. Così, dormire in una tenda fluttuante. Se usciamo, moriremo, però andiamo a provare in partita e a cercare di vincere usando solo la tenda. E ragazzi, per provare il glitch della tenda, in partita c'è anche Trash, così abbiamo più possibilità di sopravvivere, perché il nostro obiettivo sarà vincere la partita usando quel glitch. Ah. Oh, però prima, ragazzi, dobbiamo eliminare le persone. Però raga, un boss. Boom! Non altro una botta. Oh, no, ma che cosa? Trash, signori, indiscutibilmente OP. Per questo. È una mezza cazzera. Non aspetti di lui la morte. Ragazzi, non c'è un segreto, un glitch o un mythbuster, ma i quad crasher non crashano più quasi niente. Inutili. Però non la mimetica di pesce secco, quindi sono sempre più figli delle macchie normali. Ragazzi, questo posto sembra perfetto per far provare a Trash il glitch della tenda. Ovviamente la vittoria cerchiamo di prenderla nel cerchio finale. Sta cadendo. Addio. Trash, ne mette a terra uno, ragazzi. La speranza è ancora. Ok, Trash, sei pronto a vedere questo glitch pazzo con la tenda? Tra l'altro, ragazzi, fun fact, questo è Loot Lake. Sì, si chiama proprio così, non ci assomiglia per niente, però. Vieni sopra la tenda e guarda qua, guarda la ficata. Ok, Trash, facciamo veloce questa volta, vieni qua sopra, vieni qua sopra, vieni qua sopra. Se faccio così, bababum, bababuoi, vedi qua. Rimaniamo fluttuando. Posso anche fare sexy davanti. No, assurdo. Possiamo anche... Possiamo anche dormire. Puoi anche dormire. Adesso però dobbiamo provare a vincere usando questa tenda, ragazzi. Ragazzi, è stata aggiunta anche questa cassa dove si trovano varie cose curative. Si può lasciare una... Ucciso. Eccola, cosa, questa qua si ce la faccio. Ragazzi, Trash, ha recuperato la tenda. Deve darmela adesso, deve dare, dai, 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 dai. Sì, sono un inizio. No, no, no. Ragazzi, che cazzo giusto. No, ragazzi, però abbiamo rotto la cesta leggendaria mitica. Ah, ma siete tu e lui, eravamo noi per quelli. Ragazzi, è 1v1, il mio primo 1v1 in questo nuovo capitolo. Jessica, avessi dato una cosa, almeno una. Ah, che tanto prendi 3. Per il cazzo! Buono. Per il gazzo ti faccio sciogliere. Non me l'aspettavo. Sì. Ci sono alcuni alberi, ragazzi, dove non potremo costruire. Infatti, vedete qui, posso buildare normalmente, farmi un po' di mazzo, un bel po', visto che sono in laboratorio della battaglia. Ma appena mi avvicino a questo tipo di albero, basta, non si può più buildare. Ragazzi, siamo in partita normale perché... sì, ragazzi, perché il double pump è tornato. Ecco qui che abbiamo un pup molto brutto, ma unito a un suo compagno diventerà leggermente meno brutto. Di poco, però. Di molto poco. Però vedete, ragazzi, qua sfondo questa ragazza che avrà sicuramente il pump. Il tipo, ragazzi, non aveva il pump. Oh, ecco qua il pump. Questo è come spara un pump normale. Molto lento, vero, ragazzi? Invece questo è come... Invece così è come spara con il double pump. Leggermente più veloce, ragazzi. Ma sono sicuro che questa velocità bonus ci darà un vantaggio assoluto. Quindi in questa partita potremo utilizzare solo il double pump e dobbiamo provare a ottenere una vittoria reale. Lo sappiamo già come... Senti! Let's... Ragazzi, glitch bonus, detto da Trash, c'è una cassa in questo paese, sempre Sweetie Sounds, che quando si apre il loop rimane bloccato. Succedeva anche nel capitolo 2 vicino a Catty Corner, non so perché succeda, non so perché lei da uno lì. Però ok. Forza. Ragazzi, nuovo segreto, si può lootare adesso da atterrati. Non sto facendo questo per tenere dentro il dolore di essere... Va bene. What the fuck, perché c'è un telefono in mano? Come sta chiamando? Dimmi tutto, fra. Ma pure io ho un telefono in mano, ragazzi, ma davvero? Ci sta parlando dello scienziato, stai zitto. Ok, ragazzi, dopo questa chiamata con lo scienziato siamo ancora in gioco per la challenge del double pump. So che devi trovare il pump. Infatti, appunto, c'ho ancora il pump automatico, tac. 44, ragazzi, 44, boom! Mi sa che il pump... dico, è meglio del double sì, pump. Sì, è meglio, bisogna. Aiuto! 8. A terra, Dr. Planet. Poi, ragazzi, un pischello qui. Uno spugnizzo. Come questi spugnizzi devono giocare a Fortnite? Il 180 quanto sono figo. Però questo qua non è che sa giocare, questo qua tryharda come un malato. No! Perché mi ostino a usare il pump?
Let's go, Lash! Let's go! Let's go! Let's go! Pipopopo, prendo la sella di box. No, nemmeno quello, serve a niente, ragazzi. Allora, ragazzi, serve a portarvi una risata. Che cagato. Ragazzi, questa season si potrà anche rianimare più velocemente in base a quante mani stanno a rianimare. Ragazzi, tre se ne ha messo uno a terra e mi incatta dietro la schiena, molto dietro. Non posso usare la schiena. Ok. 18, terra, 11, 91. Spada con l'assalto. Pollo, mi dispiace, Pollo, non devi dire niente. Rispondere nel prossimo loop, ok? Vuoi fare la scena tipo... No! Ti nasco! La cacata nel mutandino! Ragazzi, top 4 con due pompa, 2x2, 4. Challenge. Mi ha fatto una lezza lì, no? Questo posto ha un segreto fighissimo. Infatti ci basterà andare, ragazzi, nel vault qui, piazzare una rampa davanti a questa porta, abbassarci, guardare verso l'alto e potremo utilizzare la zip da sottoterra. Molto utile per scappare da un avversario. Mentre ci chiamo lo scienziato, potrebbe capitare qualche volta che il nostro pompa, la nostra arma, si bughi col telefono ed esca super glitchato. Ok, mi hanno pushato. Porca puttana. E nonostante ho il pompa glitchato, sono sicuro di riuscirti a battere. Boom, buona. Boom. Ecco come distruggere completamente il gioco con un semplice elicottero. Basterà prendere l'elicottero, andare davanti alla sala di The Rock cercando di non morire. Basterà, ragazzi, disconnettere internet, volare di qualche metro in alto, riconnettere internet dopo qualche secondo. Ok, adesso, ragazzi, siamo in mezzo alla tempesta, stiamo volando molto in alto, premendo il tasto per andare giù e nulla ci fermerà, ragazzi. Nulla. Vabbè, il dio di forza ci ha fermato, però. Apparentemente, se entreremo con il jetpack dentro un cannone, succederà qualcosa di assurdo. E proviamo, ragazzi. One eternity later. Eccoci qua, ragazzi, che dopo un poco riusciremo a sfondare il cannone. Non è proprio assurdo, ma è sicuramente un glitch fighissimo. Soprattutto in questa posizione dei replay, ragazzi. A quanto pare, ragazzi, se andiamo davanti a Scusate. A quanto pare, ragazzi, se andiamo davanti a questa turbina in questo posto qui e poi andiamo nelle impostazioni e mettiamo tieni premuto avanti per l'attivazione salita, quando poi ci butteremo dentro la turbina, apriremo il paracadute e spammeremo il tasto per andare avanti, quindi per fare il parkour, il gioco dovrebbe glitchassi assolutamente. Infatti, eccolo qui, ragazzi, che il gioco è esploso. Se prima di avviare questa missione della ribellione della settimana 3 andiamo nell'armadietto e mettiamo lo stile secondario di una qualsiasi skin, ad esempio Spider-Man bianco invece di Spider-Man normale, e poi andiamo a completare la missione, dovrebbe succedere qualcosa di assurdo. Ok, eccoci qui, raccogliamo il primo pezzo della missione. Ok, eccoci qua che stiamo per finire la missione, ragazzi. Attiviamo il progetto e... Non è successo niente. Doveva succedere questo, ragazzi. Ma ve lo mostro lo stesso perché ci ho messo tipo mezza giornata per fare tutto quanto le missioni e arrivare alla settimana 3. Quindi ve lo mostro. È possibile provare qualsiasi skin gratuitamente. Basterà andare in creativa, mettere questa mappa, questo qui è il codice, avviare la mappa. Una volta avviata basterà andare davanti alla statua di Alia, dove c'è il pulsante per entrare nel negozio oggetti. Attenzione a camminare su quel vetro perché ci sono alcuni buchi e potreste cadere giù. Ma basterà respawnare per risalire su. Una volta aperto il negozio oggetti, potremo acquistare qualsiasi skin vogliamo, se abbiamo i V-Buck necessari ovviamente. Una volta acquistata, attenzione qui, basterà equipaggiarla e rimborsarla. Se avete fatto tutto quanto abbastanza velocemente, la vostra skin sarà in game. E adesso potete provarla e decidere se acquistarla effettivamente. Ovviamente, se shoppate, usate il codice Gallari come l'hanno fatto Nick Putter, Matteo e Pietro. Altrimenti tornate al centro e i vostri V-Buck saranno lì. Ho scoperto una cosa molto figa, ragazzi, ovvero se prenderemo una macchina della IO e questo glitch funziona sia al laboratorio della battaglia che in partita normale, e correremo verso questo pezzo di astronave che si trova precisamente qui, ragazzi. Vedete cosa succede, ragazzi, se corriamo molto velocemente verso questo pezzo di astronave? La macchina volerà. Devo dire, è un modo per fare rotation veramente interessante. Ok, ragazzi, diventiamo un girasole. Buttiamoci sullo stash. Cambiamo arma. Cambiamo arma. Ok, ragazzi, dovrei avercela fatta. Sono invisible. Sì, sono invisible. Sono invisible, ragazzi. Ok, perfetto. Adesso andiamo a trovare un po' di nabbi. Ok, ragazzi, andiamo a far impazzire un po' di persone mentre siamo dei girasoli. Oh, oh! Vuoi fare impazzire tipo sull'albero? Sì, lo faccio impazzire subitissimo. Ragazzi, vi faccio vedere come, nonostante mi trovi qui,
non capisce che sono qui. Ehi, sono una piccola pianta di fiori e tu non sai che sono qui. Quanto sarebbe bello potergli vampare in faccia, ragazzi. Però non voglio ancora provare a sparare. Inoltre vi ricordo, ragazzi, non fa... Ci aveva sentito questa qua. No! Fai boxing, ammazza. Che cosa devi dire al cuore tu? Io non sto facendo niente, ragazzi. Sono una pianta. Vai, boxing. Io ti do la mia... Con la mia clorofilla ti do l'ossigeno. Non so cosa posso fare. E poi non era la clorofilla, ma come cazzo si chiamava? La sintesi cronopiana, vai boxing! Vai boxing! Sono vicino a lui ma non mi sta facendo niente, ragazzi. E questa è la conferma che sono maledettamente invisibile. Devo stare attento, ragazzi, perché non vorrei essere boxato un'altra volta. Quindi morire così. Ok, mi hanno annoiato, ragazzi, questi qua. Andiamo da questi altri, vediamo cosa stanno facendo. Oh, sono sentito molto vecchio a fare quello là. Aiuto. Ma cool, what? Vabbè, questi qua, ragazzi, erano tantissimo. Oh, hanno appena cercato una persona in volo. Figato. Ok, sei invisibile, ragazzi. Lui ha lasciato la sua cuccia da cane qui, ma adesso è lì, ragazzi, vedetelo. E adesso posso confermare che effettivamente si vede il fumo dei piedi. È così che facciamo a sgamarmi, ragazzi. Cioè, si vede davvero bene. Quindi, accovacciato. Oh, no, hai premuto per prendere i colpi. No, vabbè, ma come hanno fatto a vedermi? Vabbè, ragazzi, che è andato? Vabbè, no, mi hanno beccato. Ok. Oh, no, ma... Sì, mi sono glitchato, non posso... Un altro glitch, ragazzi, continuiamo a sparare anche senza volerlo. E ragazzi, questa volta ci vedono che siamo una pianta, però siamo comunque molto molto mimetizzati. Potremmo riuscire ad arrivare un'altra volta a rischio. Ce la giamo. Ok, ti ho perso addirittura io, quindi sei invisibile, eccoti qua. Andiamo. Come? What? Non lo so, io all'improvviso sei andato, forse perché non ho toccato troppo forte. Quando andrà non questo è il glitch dell'invisibilità, ragazzi. Questo, ragazzi, sinceramente non so se è un glitch o una cosa voluta dalla Epic, ma resta il fatto che è sbroccatamente OP. Noi continuiamo a chiamarlo glitch e per fare appunto questo glitch servirà un'astronave e un qualsiasi oggetto abbastanza grande. Oh mio Dio, c'è un lama che si sta trippando qua. È già scomparso. Ecco qua, abbiamo la nostra astronave, ragazzi. Abbiamo anche una cavia. Entriamo qui dentro. Prendiamo questo posto, ragazzi. Abbassiamoci. Boom! Hanno più di 240... Ecco qua, morta, ragazzi. Oh, ragazzi! Abbiamo dimostrato la potenza del container. Adesso andiamo a provarlo contro qualche persona. No. Dove era? È volato come una mosca! Sulla luna, serio? Oh, velocissimo! Oddio, questa male... Ne vale 10 questa. Moments later. Ok, ragazzi, battaglia aerea, vediamo chi vince. Yay! Per questo glitch, ragazzi, abbiamo bisogno solo di questa macchinina qui. È di circa 50-75 di oro. Non mi ricordo bene quanto. Però devo dire, è un investimento che ne vale la pena un sacco. Boxing non sa ancora di cosa si tratta, quindi voglio vedere la sua reazione in diretta. Adesso dovremo andare dal nostro baffone di fiducia e acquistare un prop. Entra! No, è già partito! Non mi ha lasciato! Volevo entrarci pure io! Okay. Ok, Boxing, adesso sappi che... Oddio, ho trovato che... Come hai fatto a uscire? Non si poteva uscire! Vabbè, torno via adesso. What? Che a me non ha funzionato? La verità è una menzogna. Non mi dire che la Epic ha fixato il glitch adesso. Sì, nel frattempo che gioco. A Boxing gli ha dato una scatola, una box, capito, ragazzi? Che gomme funziona? Quanto sono belle queste gomme, ragazzi. Vedete, preferirei... No! Cos'è successo? Sì. Vai, Boxing, investi, Boxing, vai. Che basta. Questo, ragazzi, è indubbiamente il glitch più difficile da fare, ma anche più OP di tutti. In questo punto preciso, infatti, si potrà sparare attraverso il terreno. Andiamo. Figure me. E dobbiamo trovare il posto precisissimo. Ecco qua, ragazzi. 85 in mezzo al terreno. Ho appena mostrato il replay per vedere che non sto sparando cacate. Andiamo a provare in partita e vediamo se riusciamo a farlo funzionare almeno una volta. Oh, gente. Ok, ragazzi, dobbiamo riuscire a tirare queste persone qua sotto. Dobbiamo riuscirci. No, sono qua. Ragazzi, almeno una volta voglio provarci. Vengo ad aiutare. No, il gioco ha detto di no. E niente, ragazzi, il glitch funziona, ma è veramente difficile da farlo. Appena trovato un nuovo glitch, ragazzi. Se si compra le macchinette e un alieno ti prende, non può più fare niente perché rimarrai così.
Dovrei semplicemente aspettare che ti butti da chissà quale parte dell'oceano. Passiamo subito al glitch vero e proprio, ragazzi. Questo glitch ci permetterà di non avere più danno da caduta. Ma prima abbiamo bisogno di trovare un hop flop, o meglio, un balzo flop. Moments later. Per il glitch che annullerà il danno da caduta, ragazzi, basterà. Ma... no, non mi coglioni. More moments later. Ok, siamo arrivati in safe, dato che gli alieni ci stavano rompendo un po' troppo le palle. E finalmente, per fare questo glitch, basterà mangiare l'hop flopper. Una persona poi dovrà prendervi con l'astronave, anche se un aliero va benissimo, e lanciarvi. Aspettiamo che l'effetto dell'hop flopper finisca. Ok, vedete, l'effetto è finito. Costruiamo una scaletta abbastanza alta da poter prendere danno da caduta. Yeet! E vedete, ragazzi, non abbiamo preso nemmeno uno di danno da caduta. 5 minutes later. Dato che, ragazzi, sappiamo che il glitch funziona, direi che possiamo provare a fare una epica sky. Beh, scusate, a trovare qualche avversario. Ragazzi, siamo finalmente al limite. E devo dire, mi piace fare una scape sapendo che non potrò scattare. Ok, avviciniamoci piano piano, ragazzi, e proviamo a ottenere la vittoria. Tanto, se non ci fanno cadere, non abbiamo bisogno del glitch. Quindi, Epic, non puoi bannarmi. Yay! Rispo, signori. Adesso mi sta chiedendo perché uno è morto e l'altro no? E uno è... oh, porto lo shield, cala di vantaggio, bianco. Oh, 105, che shot. Dai che muore, dai che muore, dai che ci muori. Ma come, da cuore, ma per questo glitch, ragazzi, abbiamo bisogno di sole due astronavi. Direte voi, ma l'accide? No, no, per niente, ragazzi. Prendere le astronavi è una delle cose più difficili di questa season. A meno che non si lenda da soli. Ragazzi, per questo glitch dovremmo riuscire ad appoggiare questo container sui boxing. Ah! Ok, muoviti. Come se stessi togliendo la pizza. Perfetto, ragazzi. Ok, adesso scendiamo giù e boxing mi porterà sul container. Poi come fa come fa a arrivarci lui? Provo a buttarmi, se cado giù alla fine. Ok, ragazzi, io ci sono qui. No! Oh, box è già fatta, ragazzi. Siamo effettivamente... Siamo in safe. Siamo in safe, ragazzi. Siamo on top of the map. E vorrei almeno pizzicattare qualcuno. Cerchiamo di non ammazzare nessuno, ragazzi. Però sicuramente gli romperemo un bel po' le palle. Ci guarda bianco, ci guarda bianco. No! 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 Basta, 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 basta. Basta! Ragazzi, abbiamo delle astronavi che fanno altre astronavi. Lasciamole fare. Come no, piccole astronavi. Sì, però che non fa un po' schifo quello fanno qui vicino a noi. Però dai. Sì! Ok, Boxing, ragazzi, ha fatto quello che sognava per ammazzare queste stupide astronave. Vorrei tanto spararlo un'altra volta, però vorrei anche non essere bannato, quindi. 105! No! No! Questo è il karma, ragazzi! È il karma, è il karma! Boxy sta venendo da te! Boxy sta venendo da te! Tactical granata incoming! It was at this moment that he knew he fucked up. Adesso, ma che c***o? E ti rende un tipo addosso! E lui l'ha fatto killarmi! Perché lui sì? Con la rega mi ha fatto killato! Questo è ritardato! Mi ha lisciato! Madonna, dove cazzo? Benvenuti in un nuovo episodio di Boxing è sempre più pazzo. Questo glitch ci permetterà di avere la visuale in prima persona. Basterà avere un inventario pieno e un'arma per terra. Prendere il cerchino e iniziare a mirare mentre si cambia arma. Ed eccoci qua, ragazzi. Abbiamo la visuale in prima persona. Boxing, ti sto per mostrare il trucco di magia più pazzo della season 6. Vieni qui, prendi la barca, vai in avanti. Guida verso di là. Guida verso quella torta. Non verso il muro, verso la doccia. Vai, vai. Eh? Eh? Che ne dici? Eccoci qua, ragazzi, su una fantastica Skyvers. Abbiamo anche delle persone che ci hanno aiutato, non voglio dire perché, per mostrarvi una cosa molto interessante. Se butteremo una tariga di benzina qui sopra, Trash, fallo anche tu. Vieni, vieni qua. Vieni qua. No. No, 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 non così, non così. Oh, l'inventario, buttala giù. Sarà lì sopra? No, 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 ci vedo. Addio, sfigati. Ah, ma l'hai fatto tu? No, non l'ho fatto io. Però noi ci siamo salvi, perché la tariga di benzina toglie il fall damage. Abbiamo trovato delle persone veramente molto fighe. Shout out a loro. Come potete vedere, ragazzi, ho cambiato skin. E forse stai chiedendo, ma che l'hai? Perché? Cambio skin.
Ve lo spiego subito. Perché se entreremo in macchina, fra l'altro 69% di benzina, no, e dropperemo l'arma che avevamo in mano, quando usciremo avremo la vecchia animazione delle mani vuote. E questo è molto utile se si vuole far finta di essere un NPC. Infatti ragazzi siamo identici, perché normalmente io avrei qualcosa in mano, invece grazie a quei glitch non ho nulla. Quindi direi che è il momento di trollare qualche nabbo in pubblica. Ok ragazzi, attiviamo il glitch, buttiamo l'arma, usciamo. Ecco qua, abbiamo le mani. Cosa abbastanza normale, però le abbiamo vuote, questa è la cosa figa. E mettiamoci qui vicino a Jonesy. Effettivamente si vede il nome sopra Jonesy, però voglio dire se c'è qualcuno talmente stupido da non accorgersi di chi è il vero NPC. Ok, abbiamo Natsuki davanti a noi ragazzi. Sta sparando a... Ok, è già pazza. Quindi potrebbe effettivamente cascarci. Mongola. Fra l'altro ho entrato uno shot di... What? Perché mi ha lasciato tutto? Yo! Che bomber la signora! Oh, l'ho uccisa! Volevo testare se fosse ancora per di noi, però vabbè ragazzi. Ragazzi, vedete quanta roba riesco a cacciare da c***o? Sicuramente vi sarete chiesti, ma come fa ad avere un inventario così pieno? È molto semplice ragazzi, basterà avere come prima cosa l'inventario normale completo. Puoi avere una tanica di benzina. Poi bisognerà entrare in una barca, mettersi nel posto del passeggero come ho fatto io, e si potrà prendere qualsiasi cosa si voglia. E come potete vedere adesso ragazzi, costruisco un pochino. E quando mi trovo qui sopra, posso cercare l'arma perfetta. Oh, il cecco, sniperato. Mi serve la K? Ecco, ce l'ho. Cosa mi serve? La pistola? Ce l'ho. Chuck Splash? Li ho. Come vedete ragazzi, in questo punto della mappa si potrà usare la macchina sott'acqua. E quindi si potrà facilmente trollare i propri avversari che non sapranno. C'è una persona qui sotto l'acqua. Boom, succhiamolo, anonimo. Come potete vedere, i camion sono stati finalmente sbloccati. La cosa divertente? Sono più rotti di prima ragazzi. Ci entri e impazziscono. Inoltre il vecchio glitch dell'invisibilità funziona ancora. Adesso se il vostro amico entrerà nel camion, voi vi muoverete senza avere le mani sulla tastiera o sul pad. Attraverserete le strutture e sarete completamente invincibili. Non lo so, andiamo subito a provare. Oh, c'è gente, c'è gente, c'è gente. Ok ragazzi, saremo invisibili? Mi sa che siamo... Oh, che c***o è successo? Che è? Ok, sono sotto la mappa, sono morto. Cosa? Questa volta sono dentro il camion completamente. Ragazzi, ah, il glitch ha funzionato. Vedete questo pingone qua? Non mi vede. Ehi, ciuccellone. Non ho capito un c***o, ragazzi. Let's go. Ehi. Ragazzi, vedete, il glitch funziona alla perfezione. Ragazzi, il nemico è morto. Peccato. Posso prendere la carta mentre questo qua non mi vede. Sai cosa? Lo shield è mio, mi dispiace. Regaliamogli qualcosa e andiamo a rebuttare il nostro amico. Ragazzi, questo qui ha letteralmente visto una persona rebuttarsi da sola. Sta piangendo. Sta letteralmente piangendo, ragazzi. C'è una persona nel suo box che gli sta spaccando le costruzioni mentre è invisibile. E non può farci niente. Ok, rubiamo un pochino il c***o, ragazzi. Ehi, non sta capendo niente, poverino. Quest'oro è mio, mi dispiace. Quest'arma, mia. Complimenti per aver vinto il fight. Sarebbe un peccato se qualcuno ti picconasse, eh. Ragazzi, festino hard. Oddio, sono nel box con due persone e non mi vedono. Proviamo a ballare, ragazzi. No, stavo ballando, non mi rompe i c***o. Ok, è bellissimo ballare vicino a questa persona e lui non è già che stiamo qua. Oh, adesso ragazzi non so se sono ancora invisibile sinceramente. Hanno preso un rift, quindi non vorrei rischiare. È vero che non avrei vinto comunque, però sono invisibile. Sono ancora invisibile ragazzi. E mettiamo un po' di musica allora. Mi sto facendo impazzire. Ragazzi, questo tipo ha stravinto, veramente GG, è veramente bravo questo qui. Facciamo così, altrimenti come premio, eh? Ma sta tryhardando contro una persona invisibile, dai. Ok, gli lascio tutto il loot e direi che posso dargli la vittoria. Non prima, direi avere un po' di musica. Oh, è stato un glitch fantastico. Come potete vedere, ragazzi, non c'è il fuoco amico. Starete pensando, ma Callario non è tipo normale? No, non è normale, perché grazie a questo glitch riusciremo a far danno ai nostri alleati. Basterà caricare verso il nostro amico e poco prima di dittarlo cambiare posto. Porca miseria, ragazzi, l'abbiamo sfondato. Questo glitch è tanto semplice quanto rotto. Basterà avere una spada e usare questo attacco che si attiva con il tasto per mirare nello stesso momento in cui si entra in un cesso.
Eccoci qua ragazzi, e adesso possiamo distruggere qualsiasi cosa noi tocchiamo. Ma ragazzi, c'è proprio una bella vista qui a 700 metri sulla mappa. Forse mi state chiedendo come ho fatto ad arrivare così in alto? Semplice, basterà avere una giamperina, delle rocce o un pesce del punto zero. E poi la parte più importante, avere un cassonetto. Adesso vi premetto che non esce sempre al primo colpo, ma basterà prendere una roccia del punto zero, saltare sulla giamperina e lasciare dentro il cassonetto. Ed eccoci qua ragazzi, è tipo la terza volta che ci provo e sto già volando. Ragazzi, il potere di Groot è glitchato e andrà a distruggere il gioco completamente. Per attivare questo glitch basterà saltare sulla testa di una persona e questa persona deve usare il potere di Groot appena gli saltiamo sopra. Ok, io vado. Tentativo fallito ragazzi. Ma la scienza ragazzi è fatta di tentativi e fallimenti. Riproviamoci. Eccolo. Ragazzi, avete visto? Siamo stati teletrasportati, però è troppo poco. Noi vogliamo distruggere il gioco completamente. Però vedete ragazzi, abbiamo fatto progressi. Prima teletrasportati per niente. Adesso abbiamo fatto la bellezza di 300 metri. La prossima volta ragazzi andremo sulla luna. Ok ragazzi, questo è uno degli ultimi tentativi, perché la scienza non si ferma, ma nemmeno la tempesta. Quindi dobbiamo riuscire a farcela. Andiamo. Vai. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Sto volando! Non è stato perfetto come tentativo, però abbiamo fatto 400 metri. Ok ragazzi, il primo glitch di oggi ci permetterà di sparare attraverso i cassonetti. È un glitch molto semplice e molto veloce. Basterà costruire un tetto e evitarlo in questa maniera. Poi entrare dentro il cassonetto. Una volta entrate dentro il cassonetto, basterà uscire dal cassonetto e il tetto ci terrà bloccati dentro il bidone dell'immondizia. E da qui potremo comodamente sparare ai nostri avversari. Vedete qui, posso distruggere una pietra. Boom, distruggiamo un'altra pietra. Se passo una persona di qui, bim bum bam, lo lasero, e loro non possono capire che li sto sparando dentro un cassonetto. Ed eccoci qua ragazzi, siamo riusciti a farla fluttuare. Una nostra cara barca fantasma, sono il pesce secco volante, e vado a conquistare gli oceani. 2, 3, 4. Perfetto, dovrebbe aver funzionato alla perfezione il glitch. Quando vedete che abbiamo la vita a zero e siamo lo stesso a terra, il glitch dovrebbe aver funzionato alla perfezione. Boxing, mi resti per favore. Bene ragazzi, una volta restati, mi raccomando, non cambiate arma, altrimenti non potete più sparare. Io per questo ho messo l'assalto dopo le granate, visto che adesso potrò sparare di nuovo. Poi c'è anche un'altra upgrade a questo glitch: si potrà anche diventare invisibili. Basterà entrare nella barca e se la barca vi caccerà fuori, diventeremo invisibili. Andiamo subito a provarlo contro un bot. Ok ragazzi, grazie al fatto che Boxing è entrato nella barca, sono sceso sotto la mappa. Sono glitchato qui, non posso più salire sopra. Ragazzi, come potete vedere, sono davanti al bot, ma lui non ci sta sparando, non ci sta calcolando di striscio, proprio perché siamo diventati invisibili. Boom! Sei fortissimo! No, vabbè, quanto sei forte però! No, no, è troppo skillato, ragazzi! Mi ha dato tutti i colpi, però non ti faccio danno. Dani, non ti posso fare. L'ho ucciso? No, non uccide. Il glitch è semplicissimo, basterà entrare nella tempesta. Vedete che figa come si vede bene, però. Entrare nella tempesta, entrare nella barca dalla tempesta, uscire dalla tempesta e iniziamo a volare ragazzi. Mettiamo il puntatore per vedere quanti metri riusciamo a fare. Stiamo andando velocissimi. Ah, Box che è più lento di me. Bella, fra. Ok ragazzi, mi sono allontanato un pochino e siamo già arrivati a 1100 metri di altezza. Dio santo, che figo. Però vorrei avvicinarmi. Se vuoi verso il basso ti fermi. Guarda dritto verso il basso e vai avanti. Fermi completamente proprio. Non vorrei iniziare a cadere, perché ho visto, no, questo video, no. Questo glitch da Glitch King, vi lascio il suo canale in descrizione. È un bomber, fa tutti i glitch migliori. E a un certo punto in avanti, dritto, sì, in avanti, vai molto più veloce. A un certo punto è caduto. Non vorrei che anche noi cadessimo. Quindi per adesso mi sto così. Vorrei provare a spottare un lama da questa distanza. Oh, ma l'ho sparato. Ah raga, calmiamoci. Ah, è stato tutto, dicevo io. Chilliamoci, perché non so che cosa vi mangiate per vedere fino a qua. Quanto mi dispiace per quei fessi che stanno là sotto. Devo vincere la partita, Johnny. Come sono? E vai, dimmi! La nostra prima vittoria reale della season 2. Non così in fretta, bambino. Dai, noi siamo discepoli di paparazzi. Oh, mi devi cagare in mano, Boxing! Sai che me lo sei f***ato di pose? Yeah. Ma guarda, io
sono leggermente più alto di Daisy. No, 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 non voglio finire. Ecco come si sente Jablas a essere più basso. Che basta palla. Guardare verso l'alto. Mi sa che siamo all'altezza massima. Sì. Quanto siamo adesso? 1044. Perfetto. In realtà dove c'eravi prima stavamo a 1100. 1055, però c'erano punti della 1060, sì, c'erano punti della un po' più bassi. Se punti in lato ancora di più, vedi 1117. Vabbè, perché stiamo in diagonale. Posso pure fare così e pingare dove sta? Pinghiamo lo yacht. A quanti metri è? 2208. Ragazzi, vince della vernica. Oh no 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 no! No! Non devi toccarla la tempesta. Come hai fatto? Io stavo nella safe! No, no ragazzi, siamo ancora in 10. Ma che lobby di suettoni siamo capitati. Perché voi state scendendo, io no? Grazie Bozing. Oh, mi sta distruggendo la tempesta, ragazzi. Porchi porchi. Oh, mo è morto. Però ma ce l'hai le crash pad? No. Ce li ho pure un paio per sicurezza. La mano. Buttai nell'acqua, ragazzi! Tutto a posto, tutto a posto! Grid fall, ragazzi! Do unboxing! Tutti quanti sono morti! Ok! Io faccio il medic, ragazzi! Ragazzi? Ragazzi. Siamo 2v1, mi sa, se non mi sbaglio. Mi sto facendo il medic! Se non vado in razio. Eh sì, vabbè. Ragazzi, mi potevate anche resciare. Let's flipping go! Tutti quanti qua davanti, sì, tutti quanti a rompere a me. Cioè sono sfigato che sto glitch non mi sta funzionando. Ma ragazzi non so come. Ragazzi non ne ho idea. Ma il glitch ha funzionato. Non lo so come. Non stavo guardando lo schermo. Stavo già vedendo come si faceva il prossimo glitch. E mi ritrovo sotto la mappa. Vabbè ragazzi il glitch ha funzionato. Non siamo così sfigati come come previsto. Mi sento di guardare verso il basso e entrare dentro. Quello là si caga in mano. Rage quit e voi avete vinto. Modificate la scala e la ricostruite in modo che sia gialla quando l'avete appena modificata. Così che appena voi spaccate il pavimento dell'avversario, vi sputa dentro la scala, dentro il pavimento, dentro la box dell'avversario. Andiamo a vedere subito. Tu tieni premuto il pavimento. Easy, sono entrato subito. È difficile. È molto difficile. Ce l'ho fatta, ecco. Faccio vedere che i trick funzionano e non sono un menzogniere. E vedete qui. Dite, oh Dio mio, questa skin è davvero figa, se avessi V-Bucks per comprare la comprerei. Ma invece, nell'iconcina qui, è tutta buggata. Vedete qui, 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 qui. Lo faccio così adesso, ecco, è tutta buggata. Vediamo se così funziona. Ecco, dovrebbe aver funzionato, vedete, vedete, è rimasto buggato ancora tutto qui, vedete che schifo. Ah, detto questo, ci vediamo al prossimo video, ciao.